Non andare dove il sentiero ti può portare. Vai invece dove il sentiero non c'è ancora e lascia dietro di te una traccia. Sono Carlo Calcagni, un colonnello del ruolo d'onore dell'esercito italiano, paracadutista e pilota di elicotteri, che ha riportato una grave infermità dopo la missione internazionale di pace nei Balcani. Ma nonostante una malattia devastante che ha comportato la riforma con il 100% di invalidità già nel 2007, ho continuato a lottare, non mi sono arreso alla malattia. La mia storia, Michelangelo Gratton ha realizzato anche un docufilm che non è il racconto del militare o della malattia, ma è il racconto di un bambino nato in Germania da genitori in cerca di un futuro migliore, che ha studiato, che è stato educato, che ha vissuto nello sport e ne ha fatto uno stile di vita. Poi, dopo la maturità, ha intrapreso la carriera militare e quando mi sentivo l'uomo più forte e più fortunato al mondo, ho dovuto ricominciare da zero perché tutti i miei sogni sono stati spazzati via in un attimo. In questo periodo in cui tutte le nazioni si stanno proteggendo da un nemico invisibile, siamo costretti a restare in casa. L'osservanza delle distanze corrisponde a salvarsi la vita ed a salvare quella degli altri. Anche lo sport è stato costretto a fermarsi. Ma non io, che sopravvivo grazie alle terapie quotidiane e vivo grazie allo sport. Quelli come me accettano senza esitazione le rinunce, poiché sappiamo quanto sia importante superare le difficoltà, lottare per poter continuare a vivere, ed è per questo che con il mio esempio voglio aiutarvi a superare questo periodo. In questo momento non esistono differenze fra disabilità evidenti e disabilità invisibili, causate da malattie o da gravi compromissioni di organi vitali. Non esistono differenze neppure tra atleti normodotati e gli atleti disabili, perché siamo tutti fermi, nel rispetto delle medesime regole. Un pedalare, il mio, all'insegna del mai arrendersi. Motto e messaggio di testimonianza vivente per tutti coloro che devono fare i conti quotidiani con innumerevoli nemici del corpo e dello spirito. Pedalo su un triciclo, tre ruote che rendono onore ad una disabilità che non vuole piangersi addosso, ma che sorride a tutto ciò che è rimasto di meraviglioso nella vita, per farlo splendere ancora di più. Oggi la mia giornata, che da anni scandita dalle terapie, dalle sedute di plasmaferesi ospedaliere, dall'ossigenoterapia, dalle flebo e dalle centinaia di compresse da ingerire, dal rumore del ventilatore polmonare notturno, strumenti necessari però al mio corpo per poter sopravvivere. Ma per vivere ho bisogno di correre, ho bisogno di pedalare, di dare fiato ai polmoni stanchi, di fare sentire la musica al cuore malconcio, di scaldare le gambe al ritmo di pedivelle che girano a velocità folli,
mentre mi accompagnano a respirare lungo le strade del Salento verso il mare, o solo con i miei pensieri, o con mio figlio, o con gli amici al mio fianco. Il mio team, Team Calcagni, mai arrendersi, ha sostituito i compagni d'armi, una squadra che non lascia indietro nessuno. È quello che si impara quando diventi un paracadutista della folgore. Il gruppo di ciclisti di cui sono capitano continua ad essere per me sprone, a dare sempre il meglio, ad essere d'esempio, a sostenere gli ultimi, così mi ricordano i soldati che ho comandato durante gli anni di servizio effettivo nell'esercito e che oggi mi onorano con messaggi di stima e di riconoscenza. Una squadra che ha saputo trovare lo spazio per la disabilità al fianco della normalità, che ha potuto riconoscere un posto ai ragazzi che si affacciano a questa disciplina. Sono i miei ragazzi a farmi sentire bene, a farmi sentire vivo, i coetanei di mio figlio Andrea, undicenne, che si entusiasmano per una gara su strada o di cross, gli amici di sempre che si fanno convincere a seguirmi in bici, i compagni del team che non hanno vergogna della loro pedalata da ciclisti diversi in sella ad un triciclo o stesi su una handbike. Il sole dei pomeriggi d'agosto, il vento di tramontana, gli improvvisi acquazzoni estivi regalano alle nostre uscite di gruppo un sapore di amicizia che permette di illuminare il grigiore dei metalli che hanno invaso il mio corpo e la mia mente. Non ti arrendere mai, sfrutta la forza della tua mente e goditi il corpo, non piangere, pensando a quello che non hai più, ma valorizza più che puoi quello che ancora ti rimane. Usalo in tutti i modi, in ogni occasione, senza paura e senza temere i pregiudizi della gente. La tua mente resta sempre e comunque lo strumento più grande e potente che potrai avere. Il vero vincente sa anche perdere, perché egli non tratta la sconfitta con indifferenza, ma l'accetta trasformandola in esperienza. Sopporta con dignità il dolore delle ferite, perché in quei momenti è capace di dire a se stesso: ho lottato per qualcosa, non ce l'ho fatta, ma ho perduto soltanto la prima battaglia. Egli sa bene che non si vince sempre, ma sa che i coraggiosi alla fine vincono comunque. Ma questo non potrà mai arrivare chi si è adeguato a qualsiasi cosa, chi ha accettato ogni compromesso, chi vive la vita contento di non essere mai messo in gioco e che non sa neanche cos'è la sfida con la vita. Essere coraggiosi e da vincenti, a prescindere se vinci o perdi. La vita è un soffio, una boccata d'ossigeno. Non trattenere il fiato, respira intensamente, prendi più ossigeno che puoi e vivela attimo per attimo, più intensamente che puoi, fino in fondo, fino all'ultimo respiro. Se vuoi che qualcuno faccia qualcosa, inizia a farla prima tu, dai l'esempio e dimostra come si fa. Niente scuse. Un vincente trova sempre una strada. Voglio esortarvi a condividere. In questo periodo in cui tantissime persone sono in difficoltà, non possiamo restare anche con il cuore chiuso in casa. Ma siate generosi, se potete, aiutate, condividete, fate come sto facendo io,
anche piccole cose, ma concrete. Arrivare direttamente a chi ha bisogno. E non è necessario che lo facciate voi direttamente. Io sono chiuso in casa da febbraio, eppure attraverso amicizie, attraverso il parroco del paese, sto cercando di rendermi utile, di condividere quello che ho. È importante unire le forze, proprio nei momenti di difficoltà, e questo è un momento di estrema difficoltà. Donarsi agli altri è il regalo più bello per chi lo fa e per chi lo riceve. Anche un semplice gesto fatto con amore è prezioso agli occhi di Dio. Quando la malattia assale la tua vita e la cambia, la rende fragile, la stravolge, ma tu, nonostante tutto e tutti, riesci a dare vita agli altri, riesci a tirar fuori il meglio di te, perché la forza la trovi in te. È questo che fa la differenza. Mi viene spesso da dire che non tutti i mali vengono per nuocere. Ma per poter affermare questo dobbiamo veramente avere una forza interiore straordinaria, un credo, una fede che ti sostengono anche nei momenti peggiori. E allora, se riesci a fare questo, vuol dire che veramente alle spalle di tutto c'è un progetto divino ben più grande di noi. Noi siamo soltanto un mezzo. Per questo posso dire, ben venga la malattia, se questa mia malattia è riuscita a trasformarmi in qualcosa di veramente positivo per gli altri. Se gli altri attraverso la mia testimonianza terrena, concreta, riescono a trovare forza e coraggio per continuare a lottare, per continuare ad andare avanti nonostante mille difficoltà. Concludo con il mio mai arrendersi, che io reputo essere un ordine. Mai arrendersi non è un consiglio, perché tutto è possibile se ci credi veramente. E allora ci vedremo domenica pomeriggio alle 17 per un'altra diretta insieme, lontani ma uniti. Probabilmente sarà l'ultima, se poi dal 4 si potrà uscire, ma ciò non toglie che potremo comunque incontrarci ancora virtualmente in qualche appuntamento che organizzeremo nonostante le uscite su strada. Vi abbraccio di cuore. E ancora una volta vi dico, mai arrendersi, mai.